Ecco, le luminarie 2021 seguono le prime della storia di Tropea, prime vere luminarie dell'anno 2020, dell'anno 2019-2020, che sono state per noi una rivelazione in termini di pubblico e di consenso. Si sono rivelate un'occasione per far sì che la città venisse apprezzata anche in mesi che secondo noi, secondo me, secondo i commercianti non erano propriamente adatti ad accogliere viaggiatori, turisti, curiosi. L'anno scorso sono state un successo enorme. Abbiamo registrato dei numeri incredibili, le giornate di domenica e fine settimana sembravano giornate d'agosto. Quest'anno ovviamente la situazione è totalmente differente. Domenica scorsa, che è stata la prima domenica che ha visto la Calabria gialla, abbiamo registrato numeri significativi, ma oggettivamente nulla hanno a che vedere con quello che si è visto lo scorso anno. Anche il senso delle luminarie quest'anno non è quello commerciale dello scorso anno, ma è un senso diverso, è un modo per dare un clima, un segnale di serenità ai ragazzi, ai bambini, ai tropeani e a tutta la Calabria. Quindi Tropea si presenta con una luce di festa, di serenità in un momento particolarmente difficile per il nostro paese. E poi voglio dire, tutto sommato è anche un modo per far rimanere la città sugli scudi, quindi per calamitare un'attenzione da parte dei media, dei viaggiatori, che poi si rifletteranno nella prossima, cioè saranno una grande pubblicità in vista di quella che sarà la prossima stagione estiva, che speriamo come dire, sia al riparo da questa terribile pandemia che ci ha segnato profondamente. Quindi un segno, un segnale di serenità e al tempo stesso un modo per promuovere e mantenere vivo l'interesse su una città che ha un'industria molto importante come quella del turismo, che deve essere sempre sostenuta attraverso iniziative come per l'appunto questa natalizia.